Negli anni 70 nasce il movimento fotorealista e nel decennio successivo si diffonde in tutta Europa. Questo movimento deriva dalla pop art e ispira un gruppo di artisti che nei primi anni del terzo millennio dà vita all'iperrealismo. Il fotorealismo e l'iperrealismo non vanno confusi, sia perché nascono in due secoli differenti, sia perché il secondo è considerato un avanzamento del primo. Uno dei maggiori esponenti del fotorealismo è Chuck Close, e vi lascio ammirare i suoi dipinti.